chi va a porta? Hanno suonato! A porta? Chi? E lo chiedi a me, apri, no? Che? Mamma è... senza preavviso, senza... Peter... Mamma! Mamma mia! Peter che... Piacere, signore. Peter. Voilà! Allora, sempre detto, non metterò appena viene mamma a vedere la casa, che fino a mezzo è venuta senza preavviso. Se no, non è bella. Lettino. No, questo è il soggiorno, c'è quel lettino che sta... cioè, sta così, non è che sta così, sta là. Perché sta Peter, e là dorme Peter, che da 2 settimane... Io. Che, e tu dormi lì. Io dormo lì, è letto mio. E dorme lì da Peter, che sta da 2 settimane qui, perché... Sì. Anche così in maniera una maniera come l'altra per dividere le spese, diciamo. Sì. Questi tempi, questa è. Sì, perché la casa, lo sai che è grande la casa dello zio, quindi Peter sta qua e dorme là. E io invece. E così condividete le spese. Le spese. Come un gettone di presenza e lo do. E viene a vedere la cucina, il bagno e la camera mia soprattutto. Sua. È mia la camera. La sua. Vieni. Mamma, non mi parli. Vieni qua, mamma. Questo è tutto il corridoio più lungo. Guarda, questa è invece la mia camera. Diciamo, qua, ecco, questo, come se fosse il mio regno. Sì. Io sto qui con tutte le comodità possibili e immaginabili. Tu dormi qua. E io dormo qua. Solo qua. Secondo te, è normale. Ma solo dormo io. Poveri di Peter da quella parte. Che Peter? Peter! Ah, Peter. Frica, figurati, Peter. Sì. Lui sta 2 settimane, sta là. E come... Carina, mamma, non è che mi sta piscendo che tu è... Mamma, secondo te io e Peter, ma non lo dire neanche. Questa è l'apertura di qua, quell'apertura di là. Io da qui entro da qua là è come se facesse un'uscita. Andate l'uscita. Andate uscita come l'autogrill. Che c'è l'autogrill? Ma sempre le battute le ho avuto sempre. Vabbè. Insomma, sto qua. Sì, la stanza è confortante. Sì, allora tu praticamente tu dormi qua. Io dormo qua. Peter dorme qua. Peter dorme là, chi se ne frega. Beh, andiamo a cucinare così, anzi cucini tu oggi? Vabbè, è per te, è un volverino. No, che mi dai tu di cucinare? Gli uomini mangiano e le donne cucinano. Perché lì... Andiamo, ma ti faccio vedere dove è stata tutta la tazza tu, le pezze. Michele? Sì? Lo vedi questo pollino? Me? Appresso c'è dalla padella. E allora? E allora da 2 giorni la padella non c'è più. Or dunque? Senti Michele, la padella è sparita da 2 giorni. Che significa che è sparita la padella? Cioè la padella, cos'è? Il modello Silvan, Sinsalabim, tutti quanti e poi Vatin? Michele, ieri ci siamo arrangiati, ma oggi non riusciamo nemmeno a fare un uovo al tegamino. Allora, probabilmente, visto che 2 giorni fa è venuta tua madre, l'ha presa lei. Cosa vuoi dire che adesso che c'entra mia madre con la padella, secondo te? Non ho capito, scusa. Senti, adesso fai un colpettino di telefono a tua mamma e dici, mamma, ci dici dove sta la padella? Peter, è imbarazzante. Ma con quale criterio? La mamma deve aver preso la padella, dai. Come la chiamo per chiedere una cosa del genere? Ma ascolta, ti spezzi il ditino adesso, chiama tua mamma e le dici, non dico che tu hai rubato la padella, cara mamma, ma almeno ci puoi aiutare a sapere dove sta? Sei sempre la solita. Lo fai adesso? Eh sì, faccio adesso. C'ho già il cellulare. Mamma mia. Pronto? Mamma! Qui, che piacere, io mamma te. Stai bene innanzitutto? Non c'è male tu? Bene. Senti mamma, dunque, niente, io diciamo non dico
che tu inavvertitamente, diciamo che hai preso la padella, per carità, ma da quando sei venuta a cena l'altra sera qui a casa è sparita. Allora, appunto, volevo sapere, magari per caso ci puoi aiutare a trovarla? Ma la mamma, tu non ti devo aiutare. Senta, mamma, io non dico che Peter e tu siete due cieni, però se Peter dormiva nel letto suo, la padella, mamma, chissà da quanto tempo l'avrebbe trovata.